Le elezioni sono quelle statunitensi, ma il clima di tensione che le accompagna è degno di uno scenario sudamericano. A New York, San Francisco, Los Angeles, i negozi si blindano mentre Donald Trump si rifiuta di promettere un trasferimento pacifico dei poteri in caso di sconfitta. A Washington, una rete è stata eretta intorno alla Casa Bianca come a difesa di un fortino. Non vogliamo correre rischi con le elezioni e le proteste in arrivo, stiamo solo cercando di proteggerci e stare al sicuro, dice un ristoratore di Washington. I vertici della polizia qui hanno avvertito, sono state ricevute numerose richieste per grandi manifestazioni post-elettorali. Trump si è rivolto a un gruppo di milizie armate di estrema destra, invitandolo a stare allerta. Nel weekend, un convoglio automobilistico di militanti repubblicani ha circondato un camper di Biden, impedendogli di fare campagna in Texas, indaga l'FBI. Qualche settimana fa, inoltre, ci sono stati arresti in Michigan per un presunto piano di rapimento del governatore democratico. Le vendite di armi sono ai massimi, tanto che Walmart ha rimosso fucili, pistole e munizioni dagli scaffali. Insomma, il gioco si fa duro e sporco, lo scenario è totalmente inedito. Ai poliziotti in diverse città è stato impedito di prendere giorni liberi in questo periodo. E poi ci sono le proteste dei Black Lives Matter che qui a Washington non si sono mai fermate. Queste strade ribollono per tutto ciò che in questo paese è andato storto. Qui ci sono bambini, bambini di tutti i colori che sono venuti. Questa è una protesta dei Black Lives Matter, ma ci sono anche bianchi poveri che la pensano come i neri. Dicono è così che mi sento anch'io. Il timore è che proteste pacifiche come questa possano infiammarsi, e non solo. C'è anche la paura che se Trump rifiuta o contesta il risultato delle elezioni, i suoi sostenitori potrebbero scendere in piazza. L'America si sta preparando per un tumultuoso periodo post-elettorale. Washington, D.C.